Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre mia, Regina della Pace, eccomi alla fine di questo cammino che ho percorso con questa novena, in questo luogo santo e benedetto. Cara mia, Madonna di Medjugorje, da oggi voglio cambiare vita. Non voglio più offenderti con i miei peccati, con le mie cattive abitudini, con la mia indifferenza e con i miei egoismi. Oggi voglio consacrarmi al tuo cuore immacolato, come tu mi hai chiesto mille volte, e voglio consacrare a te anche la mia famiglia e tutti i miei cari. Grazie per questi giorni insieme, grazie per questo dono, grazie per le benedizioni e le grazie che hai preparato per me. O cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo tanto, imprimi nei nostri cuori il vero amore, così da avere un continuo desiderio di te. O Maria, mite e umile di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del tuo cuore immacolato, la salute spirituale. Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari figli, il mio cuore immacolato sanguina, guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose. Vi invito, ritornate a Dio e alla preghiera affinché siate felici sulla terra. Dio vi invita tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. Il mio invito sia per voi balsamo per l'anima e il cuore, perché glorifichiate Dio Creatore, che vi ama e vi invita all'eternità. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.